I buchi provocati. Cerchio medianico K, attraverso Marco, a cura di Franco Lanari, frate Bernardo. Pax vobiscum in nomine Domini. Frate Bernardo vi saluta ed è lieto di unirsi a voi nella preghiera. Prima però di pregare voglio raccontarvi perché in quell'anno trovai la morte. Allora nacqui. Durante la mia vita io trascrissi, così come mi era chiesto, molte e molte carte, molti e molti libri, ma dopo 10, 15 e poi 20 anni che trascrivevo, mi resi conto che non facevo altro che girare intorno allo stesso nome ed allora in una visione mi apparve il Cristo. Con un libro in mano mi disse: Bernardo, prendi questo libro, io te lo dono, prendilo e trascrivilo. Allora io, immaginatevi con quale commozione, mi protesi verso il mio Signore per prendere il libro benedetto. Appena le mie mani lo ebbero preso, scorsi che da esse grondava sangue e fu inondato da un dolore sconfinato. Così i miei piedi, il mio costato, grondarono sangue. Avevo sentito parlare di un altro ordine nel quale si consiglia «Secretum regis abscundere bonum est». È bene nascondere i doni del nostro re. E così non parlai a nessuno della mia santa visione e continuai a trascrivere e più trascrivevo e più le mani mi facevano male perché i buchi provocati dalle mie stigmate e dalla santa presenza di Cristo erano talmente larghi che spesso lo strumento che utilizzavo per scrivere si andava ad inserire perfettamente in quei buchi. E allora io soffrivo grandemente e dicevo: Signore, non bastano le stigmate. Tu vuoi proprio che i chiodi della tua croce siano immersi nella mia carne. E così ringraziavo Dio. Un giorno un superiore che mi vide che trascrivendo avevo una faccia piena di dolore. Era una trascrizione che riguardava il diluvio universale. Il commento di un antico studioso medioevale del passo biblico sul diluvio universale. Allora, quando il superiore mi chiese: «Che hai, Bernardo, con questa faccia di dolore?» Io non potei dire che lo strumento che utilizzavo e l'inchiostro mi colpiva, bruciava le stigmate, e allora dissi: sto vivendo un piccolo, piccolo aspetto del diluvio universale. E lui mi rispose: sì, è vero, fuori sta piovendo, ma tu devi solo trascrivere. E io chiesi perdono al mio superiore, dissi: da oggi in poi avrò sempre la faccia lieta, anche nel supremo dolore. E così, tempo dopo, quel superiore rivenne e disse: hai sempre la faccia lieta, cos'hai? Ora sto trascrivendo della nascita di nostro Signore Gesù Cristo, risposi, e allora devo essere lieto. Ma non potei mai dire al mio superiore quanto io soffrissi per il dolore, e così imparai a non identificarmi con nessun evento. Neppure con un evento così meraviglioso come poteva essere la presenza delle stigmate di Cristo sul mio corpo. E allora mi accovacciai mentalmente alla presenza del mio Signore e da quel momento, pur se il dolore era grandissimo, non aveva su di me nessun potere e trascrissi più libri di tutti quelli che avevano le mani sane che erano nel mio convento.